Buonasera a tutti. Oggi abbiamo cambiato posto, però l'amore di Dio è sempre uguale e vuol sempre bene a tutti. Stasera l'altra volta abbiamo finito la parte sul matrimonio e stasera avevo pensato di fare una catechesi un po' unica, nel senso che oggi basta, poi riprenderemo un altro argomento. Volevo mettere stasera sul piatto delle nostre chiacchierate, ci volevo mettere una questione di stile. Una questione di stile che nasce dal modo in cui ci sentiamo Chiesa, dal modo in cui sentiamo che la Chiesa non è qualcosa dove noi andiamo, ma è qualcosa che viviamo, qualcosa che fa parte della nostra vita. Credo che sia una questione fondamentale, anche se apparentemente banale. Lo osservo e mi rendo conto che normalmente si viene in chiesa per le funzioni, si viene in chiesa perché magari c'è bisogno un po' di pregare in solitudine, si viene in chiesa perché ci sono delle feste particolari o è domenica, però quello che è il senso di sentirsi chiesa insieme con gli altri, di sentirsi popolo di Dio, di sentirsi in comunione. E accanto a questo il senso di non mettere la testa sotto la sabbia, ci penserà qualcun altro. Io credo che sia una questione di stile da mettere un po' a fuoco, su cui ci dobbiamo interrogare. E la Chiesa funziona, vive, se noi siamo disposti a funzionare e a vivere con la Chiesa. Non è un centro di fruizione di servizi, anche a livello caritativo, tante volte entro un po' in affanno con la gente che viene a prendere, che so io, il pacco alimentare, perché vedo che la Chiesa è considerata come una coppa gratis, come una realtà dove vado, prendo quello che mi serve, poi finché non mi riserve qualcos'altro non vengo. È vero, il servizio caritativo va fatto a prescindere, quindi non è un problema. Mi piacerebbe però che chi venisse sentisse che anche quella realtà esiste, perché anche lui può impegnarsi in questa realtà, una cosa o l'altra, sono mille piccoli atteggiamenti che si possono condividere. A maggior ragione però questo per quanto riguarda le persone che si ritengono credenti. Non possiamo limitarci semplicemente a dire vabbè, se il parroco lo fa va bene, ci pensa lui, c'è il gruppo dei giovani, c'è il gruppo del canto, c'è il gruppo della preghiera, non mi riguarda. Ecco la questione di stile. Ciò che è nella Chiesa mi riguarda tutto, e anzi non solo mi riguarda, ma c'è un aspetto che di solito non consideriamo mai, e l'aspetto è la visibilità rispetto a chi si sente fuori, a chi non ha motivo di entrare in chiesa o anzi ha la voglia di criticarla. Siamo sotto un attacco tremendo in questi decenni, non solo a livello fisico, dove in diverse zone del mondo c'è una vera e propria persecuzione della Chiesa, ma anche a livello più morale, tra virgolette, dove c'è una campagna mediatica continua contro la Chiesa, volta a smontare quello che fa la Chiesa o a criticare la Chiesa. Ma la Chiesa non è un ente astratto, la Chiesa siamo noi, e la visibilità della Chiesa la diamo noi, non la danno né i preti, né il Papa, né i Vescovi, la diamo tutti insieme. Ecco perché parlo di questione di stile, la diamo insieme, e di fronte a questo mondo dobbiamo farci vedere. Ma questo significa rispondere a una domanda, e la domanda è quella che vi ho posto prima: ma io mi sento Chiesa, mi sento impegnato nella Chiesa, mi sento che la Chiesa è la mia famiglia, dove mi aspetto di dover fare qualcosa anch'io, di esserci anch'io, ho bisogno di esserci. Probabilmente molti di voi sono genitori, e quante volte con i figli vi arrabbiate un pochettino perché prendono la famiglia, la casa, come un albergo. Si va, si mangia, mamma stira, mamma lava, mamma fa da mangiare, e poi se c'è qualcosa da fare, ma io devo uscire, ma io oggi non posso, oppure lo faccio dopo, sempre dopo, e poi non c'è mai. E questo succede anche in chiesa.
Io vorrei che comprendessimo che invece la Chiesa prende visibilità da noi. Se ho fatto l'esempio della Caritas, ci sono i volontari, certamente, ma se avessimo la sensibilità di comprendere che quelli sono fratelli miei che hanno bisogno di qualcosa che io e loro non hanno, io magari ce l'ho in più, perché non prendersi quella abitudine semplice, banale? Vado in chiesa, vado alla messa, magari ci vado solo la domenica, porto un pacco di pasta, porto una scatola di tonno, porto una stupidaggine che ho dentro casa, non devo andare a fare la spesa. Però siamo tanti e se ognuno avesse a cuore i fratelli, ci sarebbe un sacco di roba da poter mettere a disposizione di tutti. Ma c'è una questione particolare che volevo toccare stasera e che è legata proprio su questo essere chiesa, sentirci chiesa. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della Santissima Trinità. È la festa che c'è proprio alla radice, alla base dell'essere stesso di Dio, che è amore. E è un amore così bello e potente, condiviso all'interno delle tre persone dell'unica divinità, dell'unico Dio, dell'unica natura divina, che fa sì che le tre persone non siano tre soggetti diversi, ma siano un'unica natura. Proprio perché quella condivisione che nasce dall'amore scambiato, Padre, Figlio e Spirito Santo, fa sì che Dio sia unità nella molteplicità. È una cosa stupenda. Se Gesù non ce lo rivelava, non lo sapevamo. Ma questo fa sì che Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, gli ha trasmesso quella realtà di essere comunione d'amore fino a sentirci gli uni parti degli altri. Punto più alto, lo abbiamo visto negli incontri precedenti, è certamente il matrimonio, ma il punto più ordinario è proprio quella sensibilità delle cose di tutti i giorni. E c'è una questione che stasera mi preme un pochettino toccare, visto che siamo in pagamento di tasse più o meno, anche se ormai stiamo finendo, e la questione è questa: ci sono due momenti nell'arco dell'anno in cui la Chiesa ci chiede di fare un piccolo sforzo, questo che è la firma dell'8 per 1000 e di solito verso la fine dell'anno quando chiede le offerte deducibili. Non è una questione di soldi, è una questione di dire al mondo che a questa Chiesa mi sento partecipe e ci sono, e lo rendo pubblico, lo faccio vedere. Ora, questa modalità che nasce dalla revisione del concordato è una modalità che chiede la partecipazione di tutti. Non fa piovere sulla Chiesa un diritto, ma chiede che tutti alzino la loro voce per dire che insieme vogliamo fare qualcosa per questa Chiesa, con questa Chiesa, perché poi sono soldi che vengono usati per la carità, per il sostentamento del clero, che vengono usati per le necessità principali che ci sono, per la costruzione del culto edilizio, cioè cose che poi dopo andiamo a cercare. Ma non ha senso mettere da parte questa questione e non far vedere che ci siamo. Ora è l'8 per 1000, ma pensate alle offerte deducibili, non occorrono grosse cifre, però se fossimo in tanti a mandare quel bollettino di offerta deducibile, magari 5 euro, 3 euro, 2 euro, non dico una cifra, li spendiamo per delle banalità, però quel pezzo di carta che arriva e che viene conteggiato e che viene poi messo in mostra dice alla società intera: guarda quanta gente si sente chiesa. Lo stesso la firma dell'8 per 1000, ma io tanto non devo pagare, non devo fare il pagamento delle tasse perché tanto c'è una roba bassa, oppure tutto già predisposto. C'è la possibilità del modulo lo stesso di farlo, ma ci pensate quante voci che si alzano. Non leggetelo come l'8 per 1000 o l'offerta deducibile, leggetela come una voce che si alza per dire: io sono orgoglioso di sentirmi chiesa con questi miei pastori, con questi miei fratelli, con queste persone con cui condivido la quotidianità, sono orgoglioso di sentirmi chiesa. Ecco la questione di stile. Per me chiesa non è una cosa secondaria, ma siamo noi. Ora, proprio sul mettere la testa sotto la sabbia e lasciar passare le cose così, come siamo abituati a fare, c'è un bell'attacco che tenta di eliminare queste forme, l'8 per 1000 ad esempio,
cercando di comprimerle sempre di più per piano piano tagliare fuori la Chiesa. Il problema non è il soldo, il problema è quante voci alziamo per dire che fai, io ci tengo. Ecco, io credo che questo stile di vita debba entrare nella nostra mentalità. E ripeto, ho preso l'esempio dell'8 per 1000 o delle offerte deducibili, ma ho preso l'esempio perché è un riflesso dello stile con cui io mi sento Chiesa. È un riflesso che mi porta a dire a tutti: guardami, perché per me questa roba è troppo importante. Se faccio un esempio banale, se foste membri di un circolo importante, ci terreste a dirlo? Oh, ma io faccio parte di quel circolo, io sono qui, io sono là, io sono su, io sono giù, e non mi sento mai dire: io sono figlio di Dio, io sono cristiano. Scusatemi la verve di stasera, ma domenica scorsa me l'ha fatto venire in mente. Io sono cristiano, io sono figlio di Dio e voglio farlo vedere al mondo intero. Non è una questione intima mia personale che me la chiudo in me stesso, voglio farlo sentire al mondo intero, e lo comunico con quei mezzi che il mondo mi mette a disposizione: servizio caritativo, il punto di riferimento per i giovani, le attività che vengono fatte per di formazione, la carità che viene messa in opera, l'8 per 1000, le offerte deducibili che lo dicono direttamente allo Stato e a milioni di persone. Io ci tengo a dirlo con quei mezzi che mi vengono messi a disposizione, perché allora entro nella realtà del mondo e riesco a animarla, altrimenti sono una voce sorda, una voce che si può fare a meno di ascoltare, tanto non ci interessa, tanto i battezzati sono tanti ma i cristiani sono pochi, perché nessuno alza mai la voce. Ci dobbiamo tenere, ed è importantissima questa cosa. E ecco, stasera volevo dirvi questo, anche se forse è un po' più che una catechesi, una mezza predica, ma è una realtà che è importante. Sentirsi Chiesa non è opzionale, non è una cosa secondaria, non è una scelta quando mi va e quando non mi va, no. Sentirmi Chiesa significa vivere questo mondo insieme a tutti gli altri, ma con uno stile di vita che è straordinariamente più bello, che è mosso dalla fraternità, che mi rende attento agli altri, che mi apre il cuore a raccogliere gli altri, che mi fa sentire perché ho un annuncio importante da darti e non solo da viverlo per me stesso. Penso che se arriviamo a cogliere questo stasera abbiamo già cominciato a far tanto. Coglierlo e cominciare a metterlo in pratica. Alziamo la voce. Non abbiamo paura di farci sentire da chi è vicino a noi che siamo figli di Dio, che questo è il nostro stile di vita. Non abbiamo paura di dimostrarlo al mondo intero, perché è importante, perché se alla Chiesa ci tengo alla mia famiglia. Basta, punto, vi do la benedizione. Per intercessione della regina della Chiesa, della madre della Chiesa, anche questa è una festa che abbiamo fatto pochi giorni fa, il lunedì dopo Pentecoste, per intercessione della madre della Chiesa vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, e vi smuova a sentirvi partecipi di questa realtà bellissima dove nessuno è a caso, nessuno è un di più, nessuno è uno scarto, ma dobbiamo dircelo forte. Buonanotte a tutti!